Il salotto di Mirtilla è presentato da Radio Free Station. In studio la nostra Mirtilla. E buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Quando c'è lei arrivano tante di quelle chiamate, tanti messaggi, ma quando, dove, è possibile mai? Ebbene sì, però prima di presentarvi la nostra bellissima, graditissima ospite, io voglio presentarvi due persone che sono in questo momento qui con me. Uno è Giancarlo, ciao Giancarlo. Ciao, ciao a tutti da Radio Free Station, questo angolo di web, qual è Radio Free Station? E poi abbiamo una persona che io penso che segua, è l'ombra della nostra ospite, una nostra carissima amica dall'America, Rosa. Rosa, tu ci sei? Sì, buongiorno, saluti a tutti dal Wisconsin, Stati Uniti d'America. E poi c'è lei, la nostra dolcissima, bellissima, e non so che altro dire, Romina Power, ciao Romina! Ciao, buongiorno, salve, saluti a tutti, come va? State bene? Noi tutti bene, soprattutto quando siamo insieme a lei, perché ieri abbiamo saputo appunto della possibilità che lei sarebbe venuta qui in radio, abbiamo fatto il nostro post e non puoi immaginare quante persone hanno chiesto appunto, ma quando viene e come sta, ma sta in Italia, sta in America, dico vabbè, domani ascoltate la diretta e quindi vedremo e sentiremo quello che la nostra Romina ha voglia appunto di dirci. In questo momento tu sei in America, vero Romina? No, in questo momento sono a Roma perché domani canto a Genova, quindi sono appena arrivata a Roma. Ah, sei appena arrivata a Roma? Sì. Ah, quindi domani sei a Genova. Dove a Genova, Romina? In piazza siamo per festeggiare la Costa Crociere che celebra i 70 anni di lavoro. E quindi noi insieme ad altri cantanti festeggeremo facendo un grande concerto. Ah, con questo, Albano anche. Questo non mi era stato detto, io ero convinta di parlare con l'America, immagina un pochino. No, vabbè, no, bella sarebbe un orario, in California adesso sarebbe un orario impossibile per parlare, sarebbe durante la notte. Ah, ho capito. Quindi in pratica, ecco, stasera partirete per Genova quindi, e, sì. E il concerto praticamente viene fatto a che ora? Alle 9 di sera? Sì, penso alle 9, adesso non ricordo l'orario esatto, però sì, penso intorno a quell'ora, sì. Ho capito. Senti Romina, e dopo questo concerto avete ancora degli altri concerti qui in giro per l'Italia? Perché una volta che sei in Italia penso che sicuramente farete delle altre cose, o sbaglio? Sì, il 26 luglio siamo a Rimini, cantiamo a Rimini. Ah, e in Puglia c'è qualcosa che frigge? Sì. In Puglia per adesso non c'è nessun concerto, per adesso no, però speriamo in futuro che ci saranno. Ho capito. E fino a quando resterai in Italia? Hai già una data precisa oppure no? No, non ho una data precisa per la partenza ancora, no. Ho capito, quindi possiamo goderti per tutto il tempo che vogliamo, fino a quando non decidi poi di ritornare in America. Senti, io una domanda vorremmo farti perché appunto mi è stato chiesto. Tu sei un artista a 360 gradi, canti, scrivi, hai recitato, sei una pittrice, se non ricordo male stai facendo delle creme, no? Per la bellezza delle donne. Ho creato questa linea biologica di creme assolutamente naturali con ingredienti della Puglia per le donne che non vogliono mettere cose chimiche in faccia, perché è una linea tutta viso, no? Però l'ho voluta proprio assolutamente naturale, dalla profumazione alla conserva, quello che conserva le creme, tutto. Non c'è nulla di chimico
E poi sono ipoallergiche, cioè non ci sono allergeni, e sono testate su di me, non sugli animali. Quindi, vedendo te, sappiamo che fanno sicuramente effetto, perché tu sei rimasta veramente una bellezza unica e invidiabile, dico io, da parte di tante donne, sicuramente. Senti, e questi prodotti dove si possono trovare? Ce ne vuoi parlare, visto che stiamo parlando di loro? Beh, si possono acquistare online. E online sul www.naturalpower.com o .it si possono acquistare, oppure c'è la lista delle farmacie dove si possono acquistare in Italia. Per adesso solo in Italia, però ci stiamo ampliando. Sarebbe anche giusto, insomma, visto che le donne si trovano in tutto il mondo e hanno tutti quanti voglia veramente di avere una pelle bella, pulita e soprattutto intoccabile, no? Per quanto riguarda appunto... Ma soprattutto senza cose chimiche, cioè biologiche, certo. Al 100% queste creme. quello mi stava veramente a cuore, per quello ci ho impiegato un po' di anni a perfezionarle. Certo. E adesso stiamo anche con mio figlio Iari, che è mio socio in questa avventura, stiamo per fare un contratto con un canale di televendite, perché così si snellisce ancora di più, la gente può avere più facilità di acquisto. Ho capito. Senti, intanto ti arrivano i saluti da parte di Chicca Martino, un saluto speciale da tutti. Il Romina Power Official Fan Club, bentornata Romina. Grazie. grazie. Ancora Chiara, che scrive: che emozione sarà per il cantare il 26 di luglio a Rimini. E poi da parte di Nunzia, e poi c'è una sorpresa per una bimba e una sorpresa per te, da parte di Nunzia, che dice: che emozione è stata diventare nonna, come hai vissuto questo momento con Albano? Nonna. Io l'ho vissuto nonna. Veramente con il bambino, con il piccolo Kai, l'ho vissuto benissimo, perché mi sono resa conto che era da tanti anni che non tenevo in braccio un neonato, e la cosa bella di avere un nipotino è quello che lo puoi tenere in braccio a lungo, quanto vuoi, non lo devi subito dare indietro, lo puoi tenere molto tempo, infatti lo facevo addormentare. Ed è una sensazione della quale mi ero dimenticata quanto fosse bella. Un'altra domanda, questa te la faccio io, perché c'è qualcuno qui che vorrebbe salutarti. Tu, tra tutte le bellissime canzoni che hai cantato, ce n'è una in particolare che credo, magari anche involontariamente, è stata dedicata ai bambini. Questo è il ballo del papà. È una canzone che insegnerai anche a tuo nipote a cantarla? Ma se vorrà ascoltarla, sì. Però c'è anche un'altra canzone molto bella che si intitola proprio Bambini, sì. Che abbiamo cantato diversi anni fa, scritta e cantata con Albano. Sì, però forse quella. Ma voi avete qualche disco nostro lì nella vostra redazione? Sì, che ce li abbiamo, immagina. E ce l'hai quello mio da lontano, ce l'hai anche? No, questo no, lo vado poi a prendere. Poi lo andremo a prendere, allora. Da lontano lo andremo a prendere. Senti, Romina, va bene, da lontanissimo. Visto che invece le mie due nipotine hanno iniziato a ballare proprio facendo le smorfiose con le mani attorno al culetto e muovendo le manine, voglio farti salutare dalla mia nipotina, perché conosceva Romina Power ma non sa chi era, quindi gliel'ho fatta vedere. Vieni, salutare. Ah, ok. Ciao. Ciao, come ti chiami? Emma. Ciao Emma, ma che bella vocina che hai, quanti anni hai? 6 e mezzo, al 30 di settembre le faccio 7. Ah, che brava, scommetto che sei molto carina. Ti piace ballare allora? Sì. Ma anche a me piace molto ballare. Ti rende felice, vero, quando balli? Me la canti poco poco, il ballo del qua qua. No, io non lo canto così, lo devo cantare tutto insieme quando c'è tutto il gruppo, quando c'è tutti pronti per ballare, allora te lo canto. Me lo vuoi cantare te poco poco? No? Ti vergogni? Vabbè, dagli un bacione grande grande. Allora ciao. Ciao, ti abbraccio anch'io, ciao. Ciao.
Allora, torniamo alla nonna. E quindi sono sensazioni particolari, quindi è vero che si dice che comunque essere nonni è essere madri due volte, no Romina? Sì, è una bellissima sensazione, come ti dicevo, una cosa della quale mi ero dimenticata per tanti anni. Ma hai fatto, perché non fai un sondaggio con gli ascoltatori, qual è la loro canzone preferita di me da sola? Sì, lo chiediamo allora, fra le canzoni della nostra Romina, qual è quella che maggiormente voi preferite? Così almeno possiamo poi farvela ascoltare, ok? Vediamo un pochettino. Sì, sì. Perché io dico insomma appunto che a parte il fatto che bambini mi è arrivata immediatamente, poi magari l'ascoltiamo, hai voglia di sentirla insieme a noi poco poco? Sì. E allora, no, poco poco, ascoltiamola tutta. Se hai tempo per me, guarda, la possiamo ascoltare per una vita intera, perché io ti ho sempre detto che per me... Beh, no, non esageriamo adesso. No, no, è la verità, Romina. Io ti ho sempre detto che nella mia famiglia, tra me e mio marito, siamo pazzi per Romina Power. Quindi mamma è una cosa mia, che io lo continuerò a dire a vita. Lo continuerò a dire. Siete ancora sani di mente, sì. Sì, 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 ancora non ci è arrivato l'Alzheimer, siamo ancora, ripeto, innamorati folli, guai quando... Allora io ti dico una cosa semplicemente: quando appare Romina Power e Albano, o anche da sola Romina o anche da solo Albano in TV, sento mio marito urlare e dire: Antò, c'è Romina! Dico: aspetta, adesso arrivo. Cioè è una cosa proprio normale, ormai è diventata un'abitudine. E allora noi ti facciamo sentire Albano e Romina Power con Bambini, e la vogliamo dedicare veramente a tutti i bambini del mondo, perché è una canzone che Soprattutto a tutti i bambini che sono stati separati dai loro genitori al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, una cosa terribile che sta succedendo ogni giorno negli Stati Uniti. Certo. Brava. Migliaia di bambini separati dalle loro mamme e non sanno come ritrovarli. È vero, è molto è vero. Allora andiamo a sentire insieme, vai. Sì. Dal ghiaccio ai tropici hanno tutti lo sguardo innocente di chi non sa, hanno sempre voglia di un'altra carezza che aggiusti i riccioli, di sognare, dormire, giocare finché gli va. I bambini comprati e venduti per pochi spiccioli, addestrati a rubare, a mentire, a buttarsi via. I bambini a Natale si aspettano dei miracoli, ma milioni di loro non sanno in che giorno sia. Ma che razza di mondo è quello che non rispetta più la diversità e l'ingenuità dei piccoli? Ma che razza di vento c'è? Sento che ci spazza e che butta giù l'innocenza che non tornerà.
innocenza che non tornerà mai più. Dimmi una favola, dimmela tu, se no non mi addormento più. Prova una favola, diela tu, fa che lui sogni un po' di più. Torniamo qui in diretta e intanto, Romina, io sto leggendo le varie risposte che ci danno nella nostra community. A parte abbiamo praticamente Nancy che dice che fa parte del fan club di Romina, vive in America e ha comprato le creme. Grazie al fan club. Ah, bene, mi fa piacere. Stavo pensando che, come sempre rimanendo nel tema dei bambini, c'era un nostro album 1978 dove c'era una canzone intitolata aspetta che mi era venuto in mente mentre stavo ascoltando la canzone Piccolo Amore che non lo so, forse voi quell'album non l'avete, 1978, si va troppo indietro. Credo di averli tutti, credo, quindi devo solo andare... Ma è una bellissima canzone quella. Poi allora la prendiamo e la andiamo a mettere. E intanto, allora, c'è Eva che dice: Romina, sei fantastica, non vedo l'ora appunto di incontrarti a Rimini. Sta già tremando per l'emozione. Abbiamo i saluti da parte di Francesca. Sì, vabbè, ma e addirittura, ma quanti fan club ci sono in onore di Romina? Io penso tantissimi. Dove va Romina? Ti vogliamo bene, purtroppo è la verità. Purtroppo è la verità. Uh-huh. Abbiamo no, purtroppo, meno male. È la verità comunque, sei una delle donne, io non parlo di artista perché l'artista viene dopo, cioè prima la donna e poi viene l'artista e tu sei una di quelle appunto che si fa volere molto molto bene, proprio per il tuo sorriso, per il tuo modo di fare, per tutto ciò che ha Romina Power. Abbiamo ancora Eva che dice: io da lontano ce l'ho ed è un bellissimo album. Ancora Eva che scrive appunto, anche lei praticamente ama moltissimo Romina Power. Abbiamo Samuel J. Morris che ti sta salutando, un saluto enorme a Romina, da parte di Francesca che dice: viva le donne. E poi c'è tutta una serie di canzoni. Io penso che con tutte le canzoni che voi avete fatto, avete inciso, se andiamo a fare veramente un vedere di quello che piace a noi, ci sono tutte, perché abbiamo Chicca che dice: tu perdonami, Acqua di mare, Nostalgia canaglia, Un uomo diventato amore, perdonami, quindi ci sono tutte. Quindi c'è anche Aria pura, è molto bella anche, sì, come canzone che abbiamo scritto con Albano, molto bella. Anche. Molto molto bella. A proposito di canzoni, allora aspetta c'è un attimo, Chiara, tu perdonami, anche stupenda, davvero un abbraccio da parte di Chiara. Abbiamo ancora Reva, Amy, ce ne sono tanti, Sara, le nomino tutte perché non vorrei che poi magari mi rimproverano e non sentono nella registrazione il loro nome. Gemma anche, quindi ne abbiamo tantissime. E nel frattempo invece un'altra nostra domanda. A parte appunto questi diciamo questi tuoi bellissimi concerti che stai facendo, no? Dopo tanti anni hai ricominciato quindi a cantare in compagnia di Albano. Tra i sogni che tu avevi da ragazza e quelli di oggi, ce n'è qualcuno che è rimasto ancora nel cassetto e che vorresti far venire fuori, vorresti realizzare? Tra i sogni che avevo? Sì, da bambina. E quelli che hai oggi? Quelli che hai oggi? Sì, mi piacerebbe realizzare, magari scrivere, dirigere un'opera e magari un musical in palcoscenico e un film. Mi piacerebbe anche realizzare proprio tutto mio, scritto, diretto e montato tutto da me, come ho fatto per un mediometraggio diversi anni fa con mio figlio Iari. E poi mi piacerebbe andare a vivere su un'isola.
Da sola? No. Un'isola già vissuta, cioè con un'isola diciamo dove non c'è nessuno, oppure un'isola dove c'è gente? Perché a te piace stare un pochino... Basta che sia una bella isola e non troppa gente. Un po' di gente va bene, ma non troppa. Non sarà tanta. Intanto abbiamo Giancarlo. Giancarlo, tu vorrei parlare, se non mi sbaglio, della ultima esibizione che c'è stata... diciamo prima ancora, diciamo dopo questi tutti questi anni che sono passati prima del grande ritorno della coppia Romina Albano, di quando appunto avete suonato e cantato in Russia a Mosca. Giancarlo, ci sei? Sì, eccoci. Ciao Romina, per prima cosa, ciao. Salve, buongiorno, ciao. Buongiorno a te, grazie. Allora, niente, io stavo appunto pensando a quell'ultima esibizione prima di 16 anni di inattività musicale, perché a quanto ho capito sei stata molto attiva su tante altre cose. Quindi era il 97, era il 97 in Brasile, se non sbaglio, davanti a Giovanni Paolo II. Ah sì, mamma mia, che bello quel palcoscenico più grande che io abbia mai calcato. Certo, deve essere stata veramente una bella cosa, immagino. Molto bella. L'emozione. Essere vicino a Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, era una persona veramente speciale, questo si avvertiva anche da lontano. E poi il fatto strano è che io avevo sognato di essere vicino a lui molti anni prima, l'avevo sognato, mi era rimasto impresso quel sogno, e quando mi sono ritrovata veramente di fronte a lui, che lui, poi sono andata per baciare il suo anello, mi ha bloccato la testa, mi ha baciato lui la fronte a me. Che bello, sì, bellissimo. Mi è ritornato in mente il sogno. Certo, era un sogno premonitore, si dice, no? Sì, certamente premonitore, sì, certo. Sì. Ed è il fatto che io non ho mai sognato nessun altro papa, solo lui. Ok. Va bene, adesso abbiamo Papa Francesco, diciamo che anche lui grande persona, fortunatamente la storia ultimamente ci sta dando grandi persone come al papato, questo è una cosa che di questi tempi serve molto. Meno male, perché come presidente degli Stati Uniti ci ha dato ben poco, Lasciamo perdere questo argomento, perché ne avrei mille da dire, guarda, veramente. Infatti, mamma mia, che vergogna. Ascoltavo quel brano. Una vera vergogna. Ascoltavo il brano Bambini, e veramente è toccante. Lì ha toccato proprio il fondo del fondo, ha fatto una cosa che nessun altro paese al mondo ha mai fatto, separare le famiglie in quel modo. È irriversibile in molti casi, perché non saranno mai capaci di ritrovare i loro figli, migliaia di loro. Ma purtroppo è un mondo che guarda solo agli interessi, questo lo sappiamo benissimo, ed è questo il motivo per cui grandi persone come Papa Wojtyla e Papa Bergoglio servono. È un momento storico in cui veramente servono. Veramente, non solo loro, ma anche altre persone che diano l'esempio, che ci sono. Giusto, in tutto il mondo, anche in India è pieno di persone molto spirituali che danno un esempio positivo tutti i giorni, però magari noi non ne veniamo a conoscenza. Certo, guarda, io posso dirti che sinceramente, e non prenderla come sinceramente, apprezzo molto più la tua attività umanitaria, veramente. Cioè, non ho il vostro genere musicale, non è un genere che io personalmente seguo molto, della tua persona apprezzo veramente tantissimo, ma tantissimo il tuo da fare nel genere umanitario. L'apprezzo veramente tanto. Non solo, ma anche ecologico, perché mi ho fatto diverse battaglie giù in Puglia per non permettere di costruire degli obbrobri dove avrebbero inquinato tutta la terra e il mare. Soprattutto del Salento. Questo non lo sapevo. Volevano costruire un tra virgolette depuratore in provincia di Manduria, in un posto che si chiama stranamente Bel Sito. L'avrebbero trasformato in un brutto sito. Dovevano proseguire i lavori sempre con le guardie armate, perché la gente protestava, però adesso per fortuna li hanno bloccati momentaneamente.
Certo, giusto. Guarda, io sono originario della Puglia, Romina, ho i genitori che sono pugliesi, io sono nato a Roma, ma i genitori sono pugliesi, conosco la Puglia, è veramente un bell'angolo di terra della nostra Italia. Su questo no, è un paradiso, e lo era soprattutto, sì, veramente, è un paradiso la Puglia. Vabbè, dai, per tornare al nostro discorso, dopo 16 anni di inattività musicale, so che nel 2013, se non sbaglio, ed era il mese di ottobre, sei tornata a cantare. A cantare sì, però io in tutto quel frattempo ho realizzato un album mio come cantautrice insieme a mio figlio Iari, anche l'ha prodotto anche lui. Appunto si intitola Da Lontano, ci ho lavorato diversi anni perché era un progetto solo mio e quindi non c'era interesse da parte di nessun altro, ci ho messo molti anni però ci ho messo anche tutto il cuore. Allora chiedo pardon, quel brano di cui parlavi prima, sì. Da Lontano allora. Sì, si intitola l'album. Sì. E intanto vediamo un attimino perché c'è Rosa Parrone che sta morendo. Rosa, ci sei? Sì, buongiorno. Allora, ciao, eccola Romina. Per te. Salve, ciao Rosa. Ciao Romina, mi senti? Sono io, Rosa dallo Wisconsin, ti ricordi di me? Yeah, of course I remember you. How are you doing? How are you, bella? It must be very late in Wisconsin. What time is it? It's 5:30 right now. I've been up for an hour. Oh my God. For you, I'll get up anytime. Just that my son is sleeping, so I told him last night, I said, Se parlo forte mi devi scusare stamattina perché c'è Romina e devo farlo. Come okay. Stai? Prima di tutto, prima di tutto auguri per questo nipotino a te, Albano, a tutta la famiglia. Io lo so benissimo cosa vuol dire essere una nonna. Sono una nonna di mio nipotino, adesso ha 17 anni e mi sento orgogliosa e lo so come si dice. Forse parlo grazie. Meglio di questo. What you're feeling, it's a feeling that you cannot express, I guess. I know, amazing, so, it's really amazing. Sì, io ho un sogno nel mio cassetto pure, vorrei che un giorno venissi qua scusa se adesso parlo mezzo stonata perché come ancora presto, vieni nel Wisconsin e potrei farti le fettuccine come quando viene Taryn, che gli piacciono molto. Ok, va bene, grazie, un giorno succederà. Speriamo che vieni, perché nel Wisconsin non so se ci sei stata, ma è bellissimo pure, ci sono tanti bellissimi posti. E se no devo venire io nella California, quando ci sei ti vengo a fare qualcosa lì da te. È un impegno. È un sogno, vorrei, come si dice, avere un giorno solo io e te per parlare. Lo so che quando sono stata là Atlantic City ti ho visto per un po' e tu e le tue figlie siete state proprio gentilissime a parlare con me, non so se ti ricordi, ma io mi ricordo sempre nel mio cuore. Certo. Sì che mi ricordo, Rosa, certo. Sei bravissima, sì. Quando io ti sento e ti vedo mi dai una gioia che non lo so nemmeno esprimere. E tua sorella è lo stesso per me, è un'amica cara. Grazie, mi fa veramente piacere. Mi fa molto bene. Come ho detto, quando lei viene qua ci faccio le fettuccine fatte a casa con il sugo che le piace. Non è un sugo a ragù, pomodori freschi. E ogni volta che mangiamo insieme dico non vedo l'ora che un giorno Romina viene pure da me e mangiamo tutti insieme nella mia cucina. Romina, okay. Devi fare questa promessa allora. Un bacione, salutami tutti in famiglia, specialmente Iari pure che l'ho conosciuto, Romina Giugno, il Cristello, il bambino, Albano, tutti, un bacione, scusa se... Ok, va bene, grazie, un bacione Rosa. Ciao allora, bella, ciao. Ciao, io ti dedico, Rosa, ti dedico Piccolo Amore, visto che per te Romina è un piccolo amore, Non ne puoi fare a meno. Okay. La dedico tutta a te, Rosa. Un bacio, Romina. Ciao, un bacio. Il fiocco appeso sulla porta.
Ho freddo nell'anima mia. Questo mondo quando arriverà ha una meta che forse esiste già. E noi torniamo qui con la nostra bellissima, tranquilla, serena, io devo dire amata da tutto il mondo, perché bisogna dirlo, Romina Power. Romina, io ti ringrazio veramente con tutto il cuore, ti faccio un abbraccio che è un abbraccio fatto da tutte le persone che ti amano, che si trovano in tutto il mondo. Grazie a te. Vorrei cogliere l'occasione per salutare tutti quelli che sono in ascolto, augurargli un'estate molto serena, felice, piena di salute, di sole e mare, così ritornate carichi di nuovo quando rincomincia l'anno scolastico oppure di lavoro. Certamente. Un grande abbraccio a tutti. Anche a te, Romina. Un baciotto grande da parte di tutti quanti. Grazie, noi. Ti vogliamo bene, ciao, ricordalo. Ciao. Ciao a tutti, anch'io vi voglio bene. Ciao. Ciao.